della ditta Pascucci, Gerli Davidson, e quindi fra poco vedremo bucare il primo concorrente, che è andato anche più forte di quello che pensavamo, è Marcello Capotosti. Marcello Capotosti, che vediamo in testa, Lucchetti non è più con lui, e quindi la vittoria andrà per la prima volta in questa prova a Marcello Capotosti, Athletic Terni. Un bel applauso per Marcello Capotosti, un atleta a tutto tondo, ha fatto parte anche del gruppo sportivo forestale, 38 minuti per lui, quindi anche un minuto sotto quello che aveva preventivato. Bravo Marcello, complimenti, ha saputo vincere la resistenza di Andrea Lucchetti, che non è certo l'ultimo arrivato. Ed eccolo Lucchetti, vediamo bucare un po' del rettilineo Lucchetti. Il bastiolo della Tiferno Runner, Andrea Lucchetti. Giustamente gli World Champion per Marcello Capotosti, ma anche per Andrea Lucchetti, seconda posizione per lui, 38,52 il suo tempo, bravissimo Andrea. Andrea Lucchetti di Ferro Runner. E vediamo che la terza posizione dovrebbe essere ancora ad appannaggio di Fabio Pantalla, il sorvegliante Fabio Pantalla, che corre per la Libertas Orvieto. Ricordo oggi pomeriggio a Orvieto ci sarà un bellissimo gara nazionale su pista, memoria e coscioni con tanti protagonisti, ma un protagonista l'abbiamo qua, è in terza posizione Fabio Pantalla, Polignate Gnoc. Bravo Fabio. Bravo Fabio, bravo, bravo Fabio. E vediamo adesso sbucare sotto l'arco dell'OVS, che è stato quello della partenza, Luigi Pontani, Atletica Spoleto 2010. Un applauso per Luigi Pontani, 40 minuti proprio superati di pochissimo. Quarto Luigi Pontani, nuova Atletica Spoleto 2010. E un altro Polignate Doc in quinta posizione, ed è Germani, Germani, quinta posizione per Germani, un applauso per Germani, bravissimo, dell'Asa Poligno. Sesta posizione, Rider San Gemini, Marco Favorito. E settima, perché è Esercito Chierna, mi sembra Filipponi, ma ecco, di questo non voglio. Filitteri, Salvatore Filitteri, settima posizione, Salvatore Filitteri dell'Esercito Chierna. Salvatore Filitteri, quindi settima posizione, siamo ancora nella top 10, quindi. Una bella lotta per l'ottava moneta, ma l'atleta della winner, De Bonis su Montioni del CVA Trevi, De Bonis su Montioni, quindi ottavo e nono in decima posizione atletica della Atletica Taino, e poi Enrico Costanti della Render San Gemini, e ancora Elian Morani della CC Runner. Ottime prestazioni di Elian in queste ultime gare, ed ecco Bellini, Esercito Cesna di Paligno, Bellini, anche lui quindi corre in casa e si è piazzato subito dopo la
top 10, Marco Busto e Gabriele Di Catania, Gubbio Renner ad arrivo. Bravo Gabriele e bravo Marco. Un applauso per i nostri di Gubbio. Un'altra atleta e poi ancora andiamo all'arrivo Marco Tortoglioli di Atletica Avis Perugia e poi Luca Cioni da Libertà San Pietro, giovanissimo Luca Cioni. Allora, Luca Rini che scuserà Atletica Il Colle all'arrivo. Mario Procacci, Atletica Taino, Bucciarelli Atletica Il Colle e poi 5 dipendenti Perugina. Tante le società oggi rappresentate, ricordiamo che la gara è stata vinta da Marcello Capotossi, Giocati Terni, su Andrea Lucchetti e Fabio Pantalla. Attendiamo con ansia l'arrivo anche della prima donna. Al passaggio era Laura Biaghetti con un grande vantaggio. Oh, qua l'arrivo! Oh, l'arrivo anticipato per Mauro Bazzucchi, e poi c'è Giovanni Ranieri, poi Fioroni. Sergio Casalini della Winner, Sergio Casalini della gara e la sua società. Attenzione, mi raccomando, oltre 500 concorrenti devono tagliare il traguardo, quindi Rossi Mirko, Adriano Marinangeli ed Atletica Trevi. Dicevo, mi raccomando, all'arrivo attenzione perché non invadete il settore degli arrivi. Ed eccola, è la prima donna, è Laura Biaghetti, Sport Atletica Fermo. Un applauso per Laura Biaghetti, Atletica Fermo, ma è di Foligno, naturalmente Polignate Doc, Laura Biaghetti, Fabrizio Martinetti, 5 dipendenti Perugina. Alfonso Magnalaschi, sempre nel circo dipendenti Perugina. Renzini, anche lui è la winner. E ora invece per la polistica Cartone all'arrivo. Coltic Roberto, Angelucci Gabriele. Ed ecco Angelucci, bello sprint, riesce a superare Coltic. Siamo attorno alla 23esima posizione. Arriva Pierini, anche lui nei 30, Pierini del Marathon Club Città di Castello, sta tornando in buona forma il Bob Pierini. Riccardo Panelli, Atletica Avis Perugia. Ancora Ragnar San Gemini. Vediamo Iaiani, Camerino, Conti Atletica Capanne, Stefano Conti all'arrivo, Mattioli sta sprintando. Mattioli supera Conti proprio sul finale. Longaroni, il dottor Longaroni della Winner Foligno. Astore, sempre della Winner. Probabilmente oggi la Winner Foligno al completo nella gara di casa e non poteva essere altrimenti. Un gruppo storico come la Winner Foligno naturalmente non ha voluto mancare l'appuntamento più importante della stagione per loro. Arriva Mauro Covarelli, Atletica Avis Perugia. Tortolini, anche lui dell'esercito Cessna di Foligno, anche loro naturalmente presenti in massa a questa bellissima gara, finalmente salutata nel bel tempo e era veramente bisogno,
che è stato, come dicono gli esperti, il maggio più piovoso degli ultimi 350 anni. Ecco. All'arrivo Dream Runner Atletica Atoni. Lorenzo Cascelli, vediamo all'arrivo Lorenzo Cascelli. Oh, qua l'arrivo, ancora non è arrivato, dai. Lorenzo Cascelli partecipa sempre alle iniziative della Winner. 400, 436. Mi raccomando, attenzione, tanti concorrenti ancora, oltre 400 concorrenti devono tagliare il traguardo, quindi chi è già arrivato non ostacoli l'arrivo di tutti gli altri. E vediamo la seconda fra le donne, Silvia Tamburi, atletica Avis Perugia. Silvia Tamburi, un applauso per Silvia Tamburi. Silvia. Per quattro atleti dell'esercito di Foligno. Non è arrivato, non è l'arrivo, Arriva più avanti, Ragazzi, arrivo ai Gatorade, non ti esce. E la terza fra le donne. 2.10. Domenico Ghetti all'arrivo, terza fra le donne, ed è la Avistarli e poi l'Antonini. Michele Antonini, quarta classificata Michele Antonini. Enrico, all'arrivo Enrico. Winner Foligno. Adriani. Grazie, si è completato anche il podio femminile dopo quello maschile che ha visto vincitore Marcello Capotosti su Andrea Lucchetti e Fabio Pantalla. Al femminile invece la vittoria è andata anche in maniera abbastanza netta all'ora dei gesti su Silvia Tamburi. Arriva Natalicchi. 500 partecipanti a questa decimo trofeo Winner. Vi vediamo lentamente sfilare all'arrivo anche da Maurizio. Una promessa da Maurizio. Irene Enriquez, tecnica in colla all'arrivo di Irene Enriquez, che ha recuperato qualche posizione nel finale. La Sabrina. Terza posizione invece del settore femminile per Ravi Carmi, Venturini e Leonora, quindi ricapitoliamo anche il podio femminile. Viaggetti, Tamburi e Venturini. Arriva Marco Tortoglioli, Tecnica Capanne. Arriva Cosimo Piccolo della Winner. Sono Faccioli in recupero. La Tiziana Fiordi. Tiziana Fiordi. Arriva Simone Capaccioli. Simone Power Ranger all'arrivo, Atletica Capanne. L'arrivo è sotto Gatorade. Azzorri e Pascucci, anche loro è la Winner. Oggi la Winner non manca nessuno, non poteva essere altrimenti. Corica. Scusami Sauro, volevo ricordare agli atleti, per chi volesse fare la doccia presso la palestra Fisio Gym, può rivolgersi al nostro Gianmarco Finauro che si trova qui vicino al gazebo verde. Vai Sauro.
arriva Guerchini, pronto? Roberta Pappalata, di Gavis Perugia. Arriva la Maresca dall'Atletica Vigeruta. Giornali all'arrivo della Vigeruta. Ed ecco ancora altri effetti della Winner Fodiglio. Arriva Danilo Cardaioli, la tecnica del Colle. Gatorade, arriva Roberta Pucci. Dario Salvatori. Arriva Pierpaolo Murasecco. Allora Capotosti vicino alla postazione, complimenti Lucentini, grande prestazione, complimenti. Di qua, dove andate? Oh, raga! Arriva Chiara Venturi e Susan Craci nel Colle, appagliate! Brave belle queste due ragazze del Colle! Chiara Venturi e Susan Craci! Vai con l'intervista a Capotosti! Allora Capotosti che si può avvicinare qui alla postazione microfonica per l'intervista di rito. Capotosti qui alla postazione microfonica, che lo affidiamo al nostro Malucelli. Grazie a te, ti ancora di Aguilla che stai nel traguardo. Francesca Brotti del Colle, altro gruppo.